è la più distante galassia al cui interno sia stata trovata la presenza significativa di polvere, un oggetto lontanissimo osservato quando l'universo aveva appena 700 milioni di anni, ovvero circa il 5% della sua età attuale, ma già sorprendentemente evoluto. A scoprire le inattese proprietà della galassia, denominata A1689ZD1, è stato un team internazionale di astronomi guidato da Darak Watson del Dark Cosmology Center di Copenaghen e a cui ha partecipato Anna Gallazzi dell'INAF Osservatorio Astrofisico di Arcetri a Firenze. Per confermare la distanza di questo oggetto è stato necessario osservarlo spettroscopicamente con lo spettrografo Hick Shooter al VLT, e questo effettivamente ha confermato la distanza elevatissima di questo oggetto. Ma la scoperta più importante è venuta dalle osservazioni nel submillimetrico con ALMA, che tracciano diciamo, l'emissione nel lontano infrarosso che è dovuta alla polvere. E appunto si è scoperta che effettivamente questa galassia aveva un'emissione elevata, questa è lunghezza d'onda, quindi indicativo di una significativa presenza di polvere in un oggetto così primordiale. Quindi questo era inaspettato perché galassie a queste epoche cosmiche, le poche galassie che si conoscono, sono tipicamente molto giovani e ancora all'inizio della loro evoluzione. Questo oggetto invece risulta essere già molto evoluto, sia in termini di massa stellare, di stelle già prodotte, di gas consumato, e in termini di quantità di appunto, polvere già, che si è già formata e risulta presente in questo sistema. Questi inattesi risultati implicano che il processo di formazione della polvere nella galassia deve essere avvenuto in tempi rapidi su scala cosmica, dell'ordine dei 100 milioni di anni, e si è sviluppato di pari passo alla formazione di stelle massicce. La prima analisi che abbiamo fatto e quella a cui ho contribuito nello specifico è stata l'analisi dell'emissione nell'ultravioletto e nell'ottico di questo oggetto, emissione che traccia appunto la radiazione delle stelle presenti nella galassia. E questa analisi ci ha già dimostrato che ci troviamo di fronte ad un oggetto già evoluto in termini di quantità di stelle già formate ed età medie delle stelle, quindi un oggetto con circa 1 miliardo di masse solari e un'età relativamente vecchia per l'epoca cosmica in cui ci troviamo.